Stati Uniti 2022, come sono gli Stati Uniti del 2022? Si è risolto praticamente tutto, la crisi economica non c'è, la criminalità non c'è, sono tutti contenti, sono tutti ricchi, sono tutti sereni. Perché? Perché c'è The Purge, c'è lo sfogo, c'è la notte del giudizio. E che cos'è? È come quando nell'Italia del XVI secolo il carnevale era un giorno in cui i poveri potevano prendersi qualche rivincita con i ricchi, la maschera copriva la propria identità. A carnevale ogni scherzo vale, no? È anche un modo di dire per noi italiani importante. A carnevale l'ordine sociale improvvisamente si poteva ribaltare da un punto di vista sessuale, da un punto di vista politico. Ebbene, quello che mi ha esaltato di questo piccolo film molto molto interessante, La notte del giudizio, è che The Purge è un po' come il carnevale negli Stati Uniti. Sapete che cosa succede in questo giorno? Ci si può uccidere. L'omicidio è completamente depenalizzato. La società americana dei nuovi padri fondatori ha scoperto che grazie a questa giornata, dove l'aggressività dell'animo umano è concessa, è lecita, è addirittura consigliata, ci si possono fare anche dei soldi, nascono ovviamente dei programmi televisivi un po' alla Hunger Games, ci si può creare indotto. In quella notte, dalle 7 di sera alle 7 del mattino, in quelle 12 ore, si può uccidere, si deve uccidere. Solamente un giorno in tutto l'anno. Ethan Hawke è un padre di famiglia che vive in un quartiere alla Desperate Housewives, grandi vialoni, giardini meravigliosi, case perfette. Lui che fa? Vende sistemi di sicurezza, ha un sistema di sicurezza incredibile anche a casa sua. Incontriamo l'inizio del film con questa famiglia americana che sta affrontando la notte del giudizio, The Purge. Ogni anno arriva così, ma The Purge, questa notte del giudizio, nella società americana, nelle famiglie, sta insinuando un malessere che soprattutto le giovani generazioni sentono, percepiscono. Molto interessante questo film. Ethan Hawke è sposato con Lena Headey, che è, l'abbiamo vista meravigliosa nel Trono di Spade, era la Lannister bionda, che qui, un po' come Jessica Chastain in Mama, sfoggia un taglio corto nerissimo, molto bella. Peraltro questa attrice ha risolto col Trono di Spade, era una Keira Knightley di serie B, prima col Trono di Spade è riuscita a diventare molto molto importante. È bello rivederla, è bello vederla nella Notte del Giudizio accanto a Ethan Hawke. Insomma, questa famiglia perfetta sta per affrontare la Notte del Giudizio, ma pagherà per la Notte del Giudizio. La Notte del Giudizio, un po' come in The Dreamers di Bernardo Bertolucci, la rivoluzione ti entra in casa, The Purge ti può entrare in casa. Ecco perché il film è molto interessante. Ci ho trovato molto Stanley Kubrick, perché il Kubrick di Arancia Meccanica, da un punto di vista filosofico, Kubrick si chiedeva in Arancia Meccanica: è meglio concedere il libero arbitrio all'uomo, la possibilità di fare del male, o annullare il libero arbitrio, cioè annullare la possibilità che l'essere umano possa fare del male con la cura Ludovico? Bella, inquietante interrogativo. E poi Kubrick usava spesso la musica come contrappunto. We Will Meet Again, alla fine del Dottor Stranamore, questa canzone così dolce sullo scoppio della bomba atomica, meraviglioso. Ovviamente Singing in the Rain del meraviglioso Gene Kelly, usata come contrappunto da Alex in Arancia Meccanica. Ebbene, il contrappunto qui è Claude Debussy, Chiaro di Luna, la sonata al pianoforte di Debussy, meravigliosa, che loro mettono all'inizio del film come contrappunto alle immagini di The Purge, alle immagini di questo carnevale macabro che si svolge ogni anno negli Stati Uniti d'America. E poi ancora, è un film che pone dei problemi sociali. Le giovani generazioni sono in attesa che qualcosa cambi, le classi sociali si possono ancora parlare. Molto interessante, è un film che è kubrickiano anche per i tipi di interrogativi che pone allo spettatore. Quindi, insomma, niente male per un film estivo che potrebbe sembrare un high concept, un thrilleraccio dozzinale, invece non lo è. De Monaco aveva sceneggiato il bel remake di Distretto 13, Le Brigate della Morte, dal capolavoro di John Carpenter. È un film sulla home invasion, è un film sull'invasione di casa. Tanti film abbiamo visto così, in chiave comica, Mamma ho perso l'aereo, in chiave super drammatica, Cane di paglia, Sam Peckinpah, ma anche Hostage, recentemente visto da Siri francese a Hollywood. Insomma, a me questo film non è dispiaciuto affatto. I primi 30 minuti sono molto buoni, poi secondo e terzo atto si perde un pochino, ma ripeto, è molto più intelligente, molto più provocatorio rispetto a quello che può sembrare, e a me queste produzioni americane non dispiacciono affatto.